Oggi polpette con le patate. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina virtuale, ma anche un po' reale, diciamo così. Oggi faremo polpette con le patate 2.0, le polpette vegetariane che faticherete sinceramente a distinguere dalle originali per quanto carne. Sono buone. È carne o non è carne? Non è carne, non si sa. Non c'è carne in queste polpette con le patate al sugo, ricche, un piatto unico, spettacolare, che adesso andremo a fare insieme. Ecco la lista degli ingredienti. 130 g di soffritto, 260 g di lenticchie cotte, lesse, semplicemente lesse col sale, 100 g di pan grattato, 100 g di parmigiano, qualche foglia di prezzemolo, sale quanto basta e un uovo. Ci occorrerà anche una bottiglia di passata di pomodoro, 1,5 kg di patate, qualche foglia di basilico ed olio extravergine d'oliva. In una padella mettiamo un po' d'olio e un soffrittino fatto di carote, cipolle e sedano. Io ne metto 130 grammi. Un giro d'olio, come vi ho detto, e mettiamo a soffriggere. Dopo aver fatto soffriggere leggermente, non appena sentite proprio sprigionarsi l'odore, aggiungiamo 260 g di lenticchie lesse, semplicemente con un po' di sale e ben sgocciolate. Io le ho anche sciacquate per togliere anche quel residuo, diciamo così, impropriamente di amido che si forma fuori, che poi è la polpa sfatta delle lenticchie. Quindi versiamo dentro. La ricetta non è una cosa di super squadra. E facciamo andare. Saliamo leggermente e lasciamo andare a insaporire le lenticchie un pochino. Mentre le lenticchie sfrigolano, in un mixer inseriamo un uovo, pan grattato e il parmigiano, un bel po', direi un 100 grammi. Adesso saliamo per bene, ok, mettiamo una presina di sale, qualche fogliolina di basilico, così, che nelle polpette ci sta sempre bene, e poi mettiamo dentro le nostre lenticchie insaporite con il soffritto. Mixiamo tutto assieme grossolanamente. Non aggiungete acqua al composto. Quello che avremo sarà questo composto, anche un po' slegato, non importa. Con una spatola facciamo noi quello che il mixer non è riuscito a fare. Del resto anche il tritato, quando lo impastiamo, va impastato un pochino a mano, no? E infatti, se lo sentirete a mano, avrà la stessa consistenza. Bagno leggermente la mano e prelevo un po' di impasto e con la mano, aiutandomi semplicemente con la mano bagnata, creo le mie polpettine. Fate così con tutto l'impasto? È vero, fate così con tutto l'impasto, cercando di creare polpette più o meno tutte uguali. Per me le polpette sono un po' il piatto del cuore, diciamo così, perché in realtà a me le polpette di carne non piacciono per nulla. Mia nonna paterna era fissata sul fatto che faceva delle buonissime polpette con la foglia di limone, effettivamente erano molto buone. Allora un giorno per far
un giorno per farmi mangiare le polpette, mio padre mi portò a casa di mia nonna, che non era una di quelle nonne canoniche che aveva piacere di averti a casa. Io non ricordo mai di essere stata a pranzo da mia nonna. Mia nonna veniva da noi, ma non viceversa. E mia nonna in terrazzo arrostì, perché le polpette di mia nonna erano arrostite con la foglia di limone, arrostì le polpette per me. E a me non piacquero per niente, anzi mi fecero proprio schifo, se proprio lo vogliamo dire tutto, anche se schifo non si dice, lo so, ma 8 anni, 9 anni lo hanno detto tutti i bambini, però io, siccome capì che era un gesto veramente epocale quello di mia nonna, di avermi a casa, prepararmi le polpette, fare quel traffico, mia nonna era una donna molto mondana, una donna che viaggiava, figurarsi se lei faceva le polpette, la faceva per i suoi figli quando erano piccoli, ogni tanto la domenica, quando non andavano a pranzare fuori. E allora io ingurgitai quelle polpette che per me erano al veleno, dicendo buone. Mia nonna da allora disse: visto? Non è che a te non piacciono le polpette, è che tua mamma non le sa fare. C'è peggio della suocera che dice così. Quando in realtà mia mamma le polpette le faceva buonissime. No, bene, buonissime, tant'è che poi crescendo il gusto cambia, è cominciato anche... In realtà a me non piace il fritto della polpetta, quindi a me le polpette al sugo, per esempio, sono sempre piaciute, motivo per cui oggi sto facendo polpette al sugo, ma le polpette fritte... E quindi, insomma, rimase questo aneddoto di un pranzo dove mia mamma ovviamente non c'era, perché mia mamma non andava granché d'accordo con mia nonna. Classico rapporto suocera-nuora, diciamo, quello tra mia mamma e mia nonna. Però, insomma, si rispettavano. Però, siccome quella era una cosa per me, mia mamma mi mandò ben volentieri a mangiare le polpette da mia nonna con mio papà. E quindi rimase questo aneddoto della polpetta al limone. E ogni volta, quando prima, per esempio, c'era mia sorella, siccome venne anche lei quella volta, ci mettevamo a ridere perché imitavamo la nonna tutta tronfia delle sue polpette. Che fai quella faccia? No, dico, che fa? Perché c'è quel sapone piatti dietro di te? C'è uno sponsor? Per questo c'è tutto il corpo. Perché questa è cucina verità. È lo sponsor. Lo sponsor occulto, il sapore della Dexel, l'aria compressa, no. E quindi, voi che avete aneddoti con le polpette, o con che piatto avete un aneddoto che vi fa ridere della vostra infanzia? Raccontatecelo. Ridere, a me tanto. Sì. Comunque si sa mettere la foglia di limone, sì, per fare le polpette. Anche mia nonna lo faceva. L'ho detto già. Sì, l'hai detto già, ma non frega. Anche gli involtini. Anche gli involtini. Non ci interessa. A loro interessa di mia nonna, non di tua nonna. Però... Bene, ho finito l'impasto, proseguiamo con la preparazione. Nella stessa padella in cui abbiamo preparato il soffritto, metto un bel po' d'olio, perché sfriggo le mie polpette prima di adagiarle nel sugo. Farò lo stesso anche con le patate dopo, eh. Quindi... un lettino d'olio. Hai cominciato a pelare io le patate. Io utilizzo l'olio extravergine di oliva per questa preparazione. Non farei lo stesso. No, farei lo stesso anche con la carne. Quindi per friggere le polpette io uso l'olio extravergine di oliva. E inizio a appoggiare le polpettine. Con la dose che vi ho detto vengono 16 polpettine. Voi ora ne vedrete qualcuna in più perché io ho fatto una doppia dose off camera. E adesso comincio a farle dorare da tutte le parti, ok? Quando saranno belle incastagnate con la crosticina da tutte le parti, le tirerò fuori dalla padella. Per esempio Jennifer ci scrive: ma sono come le polpettine IKEA, non c'entrano niente con le polpettine vegetariane. No, Jennifer, non c'entrano. Da dove ci scrive? Da Jennifer ci scrive. Jennifer. Ci scrive qualcun altro? No, solo Jennifer. Questa tipica crosticina, guardate, eccola qua. Quindi poi, e facciamo in modo che questa crosticina si crei un po' su tutta la superficie. Questo farà sì che le polpette, una volta nel sugo, riescano a reggere meglio la cottura.
Bene, soffriggete tutte le polpettine, nel frattempo pelate le patate. Adesso, man mano che le nostre polpette sono così belle incastagnate con la crosticina bella dorata, le tiriamo fuori e le mettiamo ad aspettare su un piatto. Come vedete non hanno bisogno di essere scolate perché sono molto asciutte, non rilasciando acqua di cottura, e quel poco di olio che abbiamo messo giova loro. Mentre le polpettine ultimano la loro cottura, prendo le mie patate già lavate e pelate e le taglio grossolanamente. Io le taglio a pezzettoni quando faccio le polpette con le patate, diciamo che le taglio a spicchi e poi taglio lo spicchio a sua volta in un altro pezzo, a metà. Vi faccio vedere così e così. Ok, è pazzesco, difficilissimo. Taglia l'ombra e te. Ok, a questo punto tocca alle patate. Anche qui un bel fondo d'olio. In molti mi direte: Ombretta, perché le patate non le metti direttamente nel sugo? Perché se non facciamo fare la crosticina alle patate, le patate si spappolano nel sugo e questo non piace a tutti. Invece così la patata rimane bella soda e resiste alla cottura, alla lunga cottura. Ok, fatto riscaldare l'olio, mettiamo le patate. Le metto tutte assieme, alzo ben bene la fonte di calore, ma non metto sale. Fatte andare un po' le patate, metto dentro uno spicchio d'aglio e la passata di pomodoro. Metto il contenuto della passata, poi riempio la bottiglia d'acqua, shaker un po' e di nuovo faccio lo stesso lavoro. Quindi alla fine metto quasi due bottiglie d'acqua, perché le patate devono cuocere con molta calma, se no rimangono turbide. Quindi aggiungo il sale solo adesso, non prima, perché sennò le patate buttano l'acqua e vengono stufate in fase di frittura. Rimesto un attimo, prendo un coperchio e lascio andare finché il tutto non si riduce ben bene. Inseriremo le polpette a metà cottura. A metà cottura abbassiamo la fiamma, togliamo il coperchio in quest'ordine, se no vi schizzate tutte quante, e facendo spazio tra le patate, così, inseriamo tutte le polpette. Quindi io sposto e inserisco. Dillo un'altra volta. Lo posso dire di nuovo: sposto e inserisco? Ah, anzi che non sta contando. Uno, due. Ma quanto è antipatico, raga. Se anche tu odi questo canale, condividi video. Come odi questo canale? Sono ripetitiva, vero? Questa è Cucina Verità. Certo. Ricordatevi. Sì. Questo non è olio motore, quello che vedete. Io mi sono appena schizzata la gonna. Quello non è ananas, ma sono patate. Adesso con dolcezza, con grazia ed eleganza. No, sono troppe le polpette. Sì, lo so, va bene, ma sì, perché ho fatto doppia dose. Lo so, sono troppe le polpette. Ok, ma non importa. Fate un wok dimensione, diametro un metro. Potete un metro farle anche in un pentolone più grande. Io non ce l'avevo, ragazzi, però verranno. State sereni che sì, verranno. Sì, basta fare spazio. Permessa. Va bene, copriamo. Ok, ora poi con gli schizzi un attimo. Ora poi vedrete che tutto comincerà a schizzettare, e quindi, perché adesso aumento la temperatura, e copriamo. Guarda che bella inquadratura, ma non è fantastico? Copriamo e aumentiamo a metà, a fuoco medio.
io metto a 7 in induzione e alternerò 7 e 6, 7 e 6. Più o meno quanto tempo manca? Ma un quarto d'ora, un 10 minuti. Andate di tanto in tanto assaggiando la patata. E soprattutto smuovendo di tanto in tanto, non fate attaccare sul fondo, Quando la patata sarà morbida, morbida, ma non spappolata, okay, il piatto è pronto. Ci vediamo dopo. Ed ecco finalmente, un po' di suspense. Oh, ed ecco le nostre polpette al sugo, che meraviglia! Adesso le metto sul vassoio, vi faccio le foto e noi ci vediamo subito dopo. Sono bellissime le nostre polpette, vi assicuro, sono anche buonissime. Io oggi le porto a casa dei miei suoceri, domenica in famiglia con le polpette, il piatto tipico della cucina italiana. Senza dire nulla. Però, senza dire nulla, senza dire che sono vegetariane, non con proteine animali derivanti da farina di insetto, ci sono tante alternative molto molto più gustose e appartenenti alla nostra tradizione. Provate queste polpette. Provate. E non avete bisogno delle cavallette. Brava. Bene. Questa è bella, brava. Grazie. Quindi grazie. Nessun tipo di animale è stato maltrattato per fare questo video, neppure solo lui. Io. No, neppure io, neppure io. Bene, quindi mi raccomando, ci vediamo al prossimo video. Sempre qui, nella sulle nostre vostre tavole. L'ho sbagliato io, incredibile, è sempre così. Alla ciao, prossima! Ciao.